Buonasera a tutti, sono Gian Maria De Francesco, sono l'editor di Wall Street, che è il blog economico finanziario del giornale.it. Questa sera abbiamo qui con noi per questo dibattito online il dottor Franco Amicucci, che è il CEO di Skilla, che è una società che si occupa di formazione per tutti i settori e soprattutto in tutte le modalità. E con noi c'è anche il dottor Nicola Spagnuolo, che è il direttore di CFMT, il Centro di Formazione per il Management del Terziario. Anche in questo caso si Buonasera. tratta di un gran... Buonasera a lei. Anche in questo caso si tratta di un grande esperto di formazione, e-learning. Cioè una fortissima competenza in tutte queste materie con i nostri due ospiti. Quindi possiamo cominciare a parlare di questo argomento che purtroppo, dico purtroppo perché il tema in realtà meriterebbe una trattazione più, come dire, serena rispetto a questi 10 mesi di pandemia, però si è determinata la necessità di ricorrere al lavoro da casa, quello che comunemente tutti chiamano smart working, ma in realtà è un working, e perciò con i nostri due esperti vogliamo parlare di tutte queste tematiche e di alcune problematiche che sono sorte. Ora, partiamo da alcuni dati molto, molto brevi. Il primo di tutti, il 31 marzo scade l'ultimo DPCM e dunque l'home working, lo smart working sarà meno incoraggiato, ma o almeno in teoria le persone dovrebbero ritornare in presenza sul posto di lavoro se richiesto. Ma che cosa ci è rimasto di tutti questi mesi? Ci sono rimaste molte carenze perché ancora non c'è una normativa vera e propria che regolamenti questo tipo di lavoro, perché è tutto demandato al vecchio Jobs Act, al decreto attuativo del Jobs Act del 2017, che in qualche misura ha aperto questa possibilità sulla base di accordi aziendali, ma è una, diciamo, è una cornice, il contenuto resta ancora tutto da scrivere, e soprattutto quello che ci rimane di questi 10 mesi è la sostanziale mancanza, appunto, in virtù dell'assenza di un quadro normativo preciso, di alcuni benefit che sono stati corrisposti solo, diciamo, a livello di singoli o a livello di singole aziende, perché in molti casi i lavoratori hanno perso gli straordinari, hanno perso i rimborsi pasto. Era il motivo per il quale nell'ultima legge di bilancio si è cercato di inserire una sorta di bonus smart working. Purtroppo le dotazioni erano finite e dubito che anche nell'ultimo decreto ristori, che deve ancora essere varato, ci saranno risorse disponibili per pensare a tutto questo. Ecco, quindi comincerei con i miei due ospiti a parlare per l'appunto di tutte le problematiche normative relative appunto allo smart working, cominciando col dottor Amicucci, e cominciando proprio dal fatto che in base a una recente ricerca del Politecnico di Torino e di Terna, a ottobre le persone che, anche se non, diciamo, non c'era ancora il nuovo lockdown, circa i tre quarti dei lavoratori in smart working sono rimasti in smart working pur potendo tornare in presenza. Dunque, che cosa abbiamo alle spalle? Che cosa, diciamo, ci può prospettare il futuro? Buonasera. Ecco, questa esperienza ha fatto emergere tantissimi aspetti che erano latenti sia nelle relazioni di lavoro e sia nelle forme del lavoro
che ci prospettano un futuro che comunque non sarà più come eravamo prima nel tipo sia di relazioni anche sindacali, ma relazioni soprattutto di lavoro, sia dal punto di vista proprio dell'atteggiamento delle persone, delle aziende rispetto al lavoro. Perché è vero che c'è tutto un quadro oggi normativo da ridefinire. Perché essendo così di massa, ormai il fenomeno non può essere più relegato all'accordo individuale o accordi quindi ristretti, ma quindi serve anche un nuovo disciplinamento, ma la disciplina non può essere fatta, credo, con i criteri del passato, che erano solo strettamente di un vecchio modello di relazioni sindacali. Perché cosa è emerso? Sono emerse, io credo, valori e modalità nuove, sia da parte delle imprese che da parte del lavoratore. Ecco, la ricerca del Politecnico di Torino ci fa emergere quindi questo fenomeno anche di un atteggiamento, che non è solo abitudine, ma anche di una scoperta che c'è stata, una scoperta che certamente andrà nel futuro regolamentata, disciplinata, però una scoperta che ha bisogno, credo, di almeno 2 o 3 livelli di intervento, cioè, oltre a quello giuridico, che deve disciplinare, pensiamo solo che la legge sulla sicurezza è una legge che disciplina la sicurezza nel luogo di lavoro, ma non la disciplina a casa. Eppure noi sappiamo già anche che prima la mortalità, l'incidente domestico a casa era 3 volte superiore, comprese le casalinghe, chiaramente, gli anziani, a quelle del mondo del lavoro. Cioè, i decessi purtroppo a casa sono oltre 3.000 l'anno, intorno ai 1.000 nel luogo di lavoro, per dire. Quindi è molto più pericoloso, paradossalmente, il lavoro a casa. Quindi ecco, l'educazione, quindi anche pensiamo solo all'impianto elettrico o ai luoghi pericolosi, non c'è stata mai come in termini di né come campagna educativa, come si è fatto in un'azienda, né come campagna proprio giuridica in questo senso. Quindi questo è un aspetto da disciplinare. Se diventa di massa e permarrà lo smart working, il tema della sicurezza dovrà essere uno dei temi anche centrali per il nostro futuro. Estendere, credo, a tutta la vita, perché poi l'altro dato era il rapporto casa-lavoro. Per esempio, pensiamo solo nel sistema finanziario e bancario: negli ultimi 100 anni praticamente non ci sono stati decessi nel lavoro, nel luogo di lavoro, ci sono stati tutti nell'itinerario casa-lavoro. La legge non prevede un'educazione obbligatoria nella guida. Ecco, sono degli esempi che sono emersi anche in questi. Volevo chiedere al dottor Spagnuolo che cosa pensa delle problematiche che proprio in ragione di questi nuovi modelli organizzativi che oggi sono quanto mai necessari, che cosa in un certo senso si possa fare per, come dire, incentivare e anche, come dire, aiutare la società, le aziende a fare un passo avanti, perché ecco, se torniamo alla percentuale, alla ricerca del Politecnico di Torino, quel 75% di lavoratori rimasti non working è una percentuale che in realtà, per quanto elevata, però è una quota elevata rispetto a una percentuale di lavoratori che in smart working che in realtà è bassa in Italia è inferiore rispetto agli altri paesi più industrializzati. Insomma, già la Germania è più avanti dell'Italia rispetto a questa tematica. Ecco, secondo il dottor Spagnuolo, che cosa sarebbe opportuno fare anche dal punto di vista normativo? Ma vede, Franco prima ci esortava a ragionare con intelligenza in maniera ampia. Io aggiungo che all'intelligenza noi dovremmo aggiungere anche una visione ed una lungimiranza. Vede, il punto è questo: noi, ci piaccia o no, stiamo entrando in un nuovo paradigma economico. Entrando in un nuovo paradigma economico, le variabili da considerare sono tantissime. Franco ne citava diverse, tutte altrettanto importanti e tutte soprattutto estremamente correlate l'un l'altro. Ora, è chiaro che se si interviene in una certa direzione bisogna stare attenti a quello che succede subito di fianco, no? Nel cambio di un paradigma, di una prospettiva di sviluppo economico, noi dobbiamo avere una lucidità tale
da riuscire a costruire un nuovo modello che sicuramente erediti dal passato quanto di buono è stato fatto, ma soprattutto disimpari da quanto di non buono è stato fatto. Cioè noi dobbiamo costruire un modello lasciando la sacca di quanto di sbagliato abbiamo fatto in passato. Questo è fondamentale, cioè disimparare quello che non ha funzionato per immaginare un nuovo modello di interazione, soprattutto un nuovo modello che porti ad un'organizzazione del lavoro, perché attenzione, per inciso vorrei precisare che l'organizzazione del lavoro è solo una conseguenza di un nuovo paradigma economico, non è il paradigma economico, no? È un di cui di un paradigma economico. Quindi dobbiamo immaginare un modello, avendo la lucidità però di coinvolgere nella costruzione del nuovo modello tantissimi aspetti che partono dalla dimensione aziendale fino alla dimensione molto più strategica di un riassetto di un paradigma che mai come adesso da un lato è indispensabile, ma dall'altro ha le risorse per potersi ricostruire e per potersi reinventare se vuole. Quando ci ricapiterà mai di poter fruire di risorse così come stiamo vedendo in questo periodo? Non ci ricapiterà mai più. Ora, queste risorse però bisogna stare attenti a come si costruiscono, perché sa, nell'impostazione di queste risorse io sono preoccupato perché ci sono due modi per gestirli, no? Per immaginarne un'efficacia. Uno è una prima idea di uso, di sviluppo, è quella di utilizzare queste risorse per contrastare il qui e ora, no? Che però, voglio dire, questo tipo di visione cos'è che nasconde? Nasconde un esito che di fatto è orientato al ripristino dello status quo ante Covid. L'altro uso invece che più mi appassiona è quello di una costruzione lungimirante con queste risorse. Insomma, non è un caso che stiamo parlando di una roba che si chiami Next Generation. Allora bisogna avere lungimiranza nella costruzione di una strategia e di un modello che certamente è farraginoso costruire, certamente è complicato, e certamente però, altrettanto certamente però, deve coinvolgere tutti gli attori economici e sociali dell'intero patrimonio nazionale. Perché non basta, come dire, attribuire l'onere, adesso parlavamo di smart working, quindi non basta attribuire l'onere dell'efficacia dello smart working all'azienda. Perché vede anche le dinamiche aziendali, no? Io da esperto di organizzazioni faccio semplicemente notare che, come dire, in un'organizzazione, come si tiene un'organizzazione? I due meccanismi che tengono in piedi un'organizzazione sono quelli di differenziazione e di integrazione. Ora, nella dottrina tutti i modelli sono costruiti e incentrati su un meccanismo principe di integrazione, che è la gerarchia. È evidente che laddove la prassi ci sta dicendo che i modelli di interazione aziendali si sono inevitabilmente appiattiti e quindi la gerarchia, per quanto permane per le ragioni che prima citava Franco, comunque si è appiattita, è altrettanto evidente che ogni azienda dovrà immaginare un nuovo modello per ricostruire un nuovo sistema di integrazione interna all'azienda. Ora, possiamo pensare che ogni azienda lo faccia? No, abbiamo un sistema produttivo talmente tanto frammentato di piccolissime aziende che avrebbero dei costi esorbitanti qualora pensassimo che ognuna deve immaginare il proprio modello. Noi dobbiamo immaginare un modello di sviluppo complessivo che coinvolga le aziende. Non possiamo lasciare il cerino, il fiammifero acceso in mano alle singole aziende o ai singoli manager. Occorre che ci sia una testa pensante che orienti un modello all'interno del quale le aziende devono cercare e trovare la propria dimensione, anche perché oggi ne siamo ancora più consapevoli, i nuovi mercati implica che tutte le nostre aziende, dico tutte, da quelle molto grandi a quelle molto piccole, si confronteranno invece su mercati internazionali con aziende che questo tipo di salto lo hanno già fatto, ma non adesso, anni fa, quando noi ancora pagavamo lo scotto di un ritardo che in termini di PIL appariva evidente già prima del Covid, ancora prima di questo meno 10%, no? Quindi voglio dire, il retaggio del passato, non dobbiamo dimenticarlo, certamente, però dobbiamo sicuramente far sì che la nostra storia ci rimanga in mente. Cioè, non è che prima del Covid noi brillassimo per performance, tutt'altro.
Quindi mi sembra che delle riflessioni che noi oggi siamo chiamati a fare inevitabilmente, probabilmente andranno fatte in maniera molto più strutturale di come si sta facendo, senza mai banalizzare la discussione. Ecco, appunto di questa banalizzazione potrebbe purtroppo essere uno degli esempi il nostro piano nazionale di ripresa e resilienza, che ancorché destini parecchie risorse, almeno sulla carta, alla transizione 4.0, alla digitalizzazione, è uno dei punti per i quali sono previsti i maggiori investimenti. Parliamo di una cifra superiore ai 20 miliardi di euro nell'arco del piano, che si concluderà nel 2026 e che in teoria dovrebbe partire quest'anno, anche se è più probabile che parta il prossimo causa vari ritardi. Ecco, proprio il piano nazionale italiano, che però è in ritardo, conosciamo solo alcune bozze, eccetera, eccetera, sembra lasciare a desiderare su più punti, non si può nascondere questo dato di fatto, e purtroppo su un tema fondamentale come questo dello smart working è fumoso, non entra nel dettaglio. Per cui volevo sollecitare i miei ospiti a così cominciare ad abbozzare quello che potrebbe essere quelle che potrebbero essere le tematiche da inserire all'interno del recovery plan italiano sul tema smart working, e partirei sempre dal dottor Micucci. Noi abbiamo, credo, una indicazione intanto chiara da archi internazionali che ci fanno riflettere, sono il nostro specchio sul nostro stato attuale. Noi come paese, come competenze digitali, come capacità di utilizzare la tecnologia, quello che si chiama indice DESI, un acronimo comunque che analizza tutti i paesi per capire come sono le competenze, la capacità di alfabetizzazione digitale della popolazione e del mondo del lavoro e delle classi anche dirigenti, siamo gli ultimi tre paesi d'Europa, insieme a Bulgaria e Grecia. Questo è uno dei temi delle priorità centrali, perché noi possiamo anche dare la Ferrari a tutti, ma senza la patente quella rimarrà in garage poi. Questo è il primo passaggio fondamentale che riguarda proprio, credo, la nostra società. Qui non c'è la colpa di qualcuno, riguarda tutti, riguarda le organizzazioni, riguarda, ecco, da, siamo qua, riguarda dalle strutture formative che devono sapersi adeguare, al giornalismo, fino all'imprenditore, la scuola, le classi dirigenti. E nel digitale noi viviamo il paradosso che si chiama proprio organizzativo, dove per la prima volta nella storia la competenza del futuro è in mano a chi non ha potere, mentre chi ha potere non ha la competenza digitale. Ecco, questo è un paradosso dell'organizzazione, tant'è che le aziende più illuminate attivano quei programmi chiamati reverse mentoring, dove gli istruttori dei capi sono i subalterni, sono i giovani che entrano, perché hanno quella competenza, e ci sono anche già dei piani nazionali, ci sono organizzazioni che stanno lavorando su questi modelli. Questa io la ritengo una priorità, che è quella proprio della cultura e della competenza. La seconda è quella delle strutture, chiaramente, anche della capacità di mettere reti, perché abbiamo visto le statistiche della didattica a distanza nella scuola, 350.000 bambini, ragazzi, giovani sono stati in difficoltà a collegarsi per assenza di rete, di connessione, di attrezzatura. Ecco, questa rischia di che noi andiamo in un paese proprio di un nuovo divario sociale, il divario sociale dato proprio dall'alfabeto, come 100 anni fa il divario sociale era tra chi sapeva leggere e scrivere e chi era analfabeta, proprio c'era il concetto di diritto di cittadinanza. Oggi il nuovo analfabeta sarà chi è tagliato fuori proprio dalla rivoluzione digitale, perché avrà meno quel imparare a leggere e scrivere, quell'ABC proprio per vivere nella società. Ecco, questo credo che sono delle priorità, quindi cultura e infrastrutture sono due delle priorità. La terza cosa è che noi siamo una nazione di
frammentazione istituzionale, ma anche dell'impresa. Abbiamo sostanzialmente piccole e medie imprese, ci mancano i grandi poli che possono trascinare, e quindi una volta negli anni 70-80 parlavamo di distretti industriali, avevamo che facevano rete e sopperivano a questa cosa. Ecco, questi distretti oggi non sono più la risposta al futuro, qui bisogna ricostruire delle reti. Allora, in mancanza dei grandi poli, i poli vanno costruiti con le reti delle eccellenze. Ecco, CFMT deve mettersi in rete con le università devono essere tra di loro, i poli, le academy aziendali, le migliori... Come già fai, tu lo sai del resto. Del giornalismo, ecco, questo concetto di costruire dei poli dell'innovazione per trascinare, che questo non dipende solo dall'alto, allora, come diciamo sempre, no? Certo, i proventi governativi dovranno creare, devono essere abilitanti, ma non sostituirsi. Il grande rischio che noi stiamo vivendo invece è pensare, questo è il grande rischio, di guardare il futuro guardando solo i pecchietti retrovisori, utilizzare le risorse per statalizzare, che sarebbe un'assurdità proprio sia logica che culturale, contro ogni logica, perché lo Stato non è preparato a essere il gestore, lo Stato deve essere il controllore e l'abilitatore e deve stimolare le eccellenze che devono mettersi in rete. A questo punto, dopo quello che ci ha detto il dottor Amicucci, caro dottor Spagnuolo, diciamo l'argomento non è più come estendere il recovery plan, ma come cambiare questa mentalità, perché al momento questo piano, che diciamo, visto che non abbiamo risorse sufficienti per incentivare lo smart working, che il Parlamento è impegnato su altri fronti e dunque di sicuro un quadro normativo non lo può stendere a breve, l'unica possibilità resta quella di invertire proprio, e quindi anche in questo caso di riscrivere un recovery plan che non funziona, in quanto la parte investimenti delle imprese al momento pare molto ridotta, in quanto diciamo, questi teorici 209 miliardi sono tutti destinati in gran parte all'attore pubblico, che poi sceglie come destinarli. Invece per quanto riguarda il versante imprese resta poco, diciamo in teoria dovrebbe essere ancora meno del 25% del totale, e forse sarebbe proprio il caso di partire da qui anche in funzione di incentivazione dello smart working. Sì, ha ragione, è un po', come dire, questa è la ragione per cui prima le dicevo che sono molto preoccupato nell'immaginare gli effetti di questo recovery plan. La mia preoccupazione nasce da quello che diceva lei, ma che diceva anche bene Franco un attimo fa. Vede, il punto è questo, secondo me. Parliamo di rivoluzione digitale, è vero, ma da quanti anni parliamo di rivoluzione digitale? Cioè, mi sembra che questa rivoluzione digitale, vado a memoria, sia in atto almeno dal 2010, ma non in atto nella prassi. Sia stata raccolta anche in normative, in regolamenti, in bandi, in progetti, no? A livello sia statale che regionale che provinciale, anche a livello di singole aziende. Cioè, la sfida è stata colta, ma non mi pare che gli effetti siano così tanto evidenti oggi. Se è vero, come è vero, che il nostro ritardo, il gap da colmare, rimane comunque enorme in termini di abilitazione tecnologica all'uso degli strumenti digitali. Però vede, il punto centrale, e le faccio un esempio, partendo proprio dall'esempio che citava un attimo fa Franco, pensi alla scuola, no? Cioè la scuola si è trovata immersa immediatamente, quasi da un giorno all'altro, in un mondo nuovo, quasi del tutto sconosciuto, no? Quello della DAD. Ora, però, vede, certamente inibisce l'uso dello strumento tecnologico un'infrastruttura che esclude parti di popolazioni. Fra i ragazzi sicuramente ce ne sono molti che hanno avuto grandi difficoltà e avranno ancora grandi difficoltà a causa del gap infrastrutturale. Bene, questo è un elemento, no? Dopodiché però, a fianco a questo elemento, occorre inevitabilmente intervenire in quella direzione, ma questo di per sé basta? No. Torno a quanto dicevo prima.
occorre avere una visione. Perché? Perché vede, noi il mondo delle competenze, se volessimo ridurlo ai minimi termini, quasi banalizzandolo se vuole, lo si può ricomprendere in tre macro aree. Le competenze tecniche verticali, no? Quelli che i più esperti di me e Franco chiamano hard skills. Le competenze trasversali, no? Quelle, come dire, che cambiano, modificano l'essere della persona, sono quelle che erroneamente, a mio avviso, vengono definite soft skills, e le competenze digitali. Queste sono tre macro aree che di fatto potrebbero facilmente ricomprendere un po' il mondo delle nostre competenze. Bene, ora è chiaro però che se noi interveniamo soltanto sull'aspetto digitale, anche solo banalmente sull'abilitazione di quelle competenze digitali, il che non basta. E prova ne è esattamente la scuola, se non abbiamo una visione strategica d'insieme. Perché dico che prova ne è la scuola? Perché laddove il momento della scuola è stato messo a dura prova, perché da un giorno all'altro ci si è trovati ad utilizzare uno strumento come la DAD, su cui di fatto né i ragazzi né i docenti erano preparati, se interveniamo soltanto sull'aspetto tecnologico, dimenticando che quello che realmente conta è la strategia di sviluppo in quella direzione. Noi cos'è che abbiamo fatto durante questo periodo? Abbiamo comprato i banchi con le rotelle. Per carità, la mia non vuole essere una critica politica, ci mancherebbe altro. Dico però che in termini di visione strategica mi sembra quantomeno miope. Perché? Perché forse sarebbe stato più importante, necessario, quasi indispensabile direi, insegnare ai docenti come si fa la DAD, come si insegna a distanza. Perché mi creda, meglio di me può testimoniarlo Franco, non è la stessa roba. Un conto è andare in aula avendo davanti 20 ragazzi, altro conto è farlo a distanza. In termini di qualità dell'apprendimento e di interazione volta all'apprendimento, non è affatto la stessa cosa. Cito questo esempio che può sembrare circoscritto, ma semplicemente per dire che la visione di insieme non dobbiamo disperderla mai, perché è come se stessimo giocando, come se avessimo di fronte un puzzle. È chiaro che se sbaglio a mettere un pezzo, io inficio l'intero puzzle, non solo quel pezzo. Ed è un po' la stessa roba. Noi siamo esattamente in quel momento di coesistenza di cui si parlava un attimo fa, in cui però questa coesistenza non potrà durare in eterno, bisogna fare delle scelte, anche coraggiose, ma questo è il momento di farle le scelte, perché questa coesistenza non può avere un vulnus tanto evidente, perché abbiamo un corpus normativo che è orientato allo specchietto retrovisore di cui parlava prima un attimo fa il dottor Amicucci. Ma poi invece nella prassi succede tutt'altro, e succede un'evoluzione che la prassi ci sta mostrando, e quindi il cambiamento delle città, quindi anche una nuova modalità di interazione, anche una nuova modalità di socialità interattiva alla propria professione. Tutto questo occorre recepirlo in un corpus normativo che però deve essere orientato ad una visione di crescita lungimirante, e che non escluda i giovani, che peraltro saranno quelli che pagheranno il conto di queste scelte, volenti o nolenti, no? Perché è inutile dimenticarlo, tutto quello che noi stiamo facendo oggi comporterà un debito che pagheranno i nostri figli, i miei, i suoi, è inevitabile, i nostri figli e probabilmente i nostri nipoti, sicuramente i nostri nipoti. Ora, vanno coinvolti, ma vanno coinvolti nell'ottica in cui diceva prima Franco, cioè questa gente, i ragazzi di oggi, è gente che è, quando noi professiamo la rivoluzione digitale, per loro non è più una rivoluzione, è una normalità digitale. Allora, quello che manca non è tanto intervenire sulle competenze della classe, politico e dirigenziale che ha fatto il suo corso, è semplicemente costruire un modello di fiducia che attribuisca ai giovani un ruolo, un lavoro vero. Mi spiego? E in quella funzione i giovani devono poter non soltanto essere vittime delle nostre scelte, ma incidere sulle scelte. Perché se vogliamo sviluppare quella sorta di creatività che ha fatto dell'Italia un punto fermo a livello mondiale, quella creatività deve essere per forza accoppiata a queste competenze digitali e non solo digitali che i nostri giovani hanno. Ma se noi continuiamo a insegnarli a scuola ad essere degli ottimi lavoratori subalterni,
non avremo mai sviluppato quella creatività che ci ha invece contraddistinto. Questo per arrivare a dire che cosa? Che anche lì bisogna incidere avendo una visione chiara, intervenendo con la stessa visione su vari ambiti. L'esempio del puzzle è calzantissimo, cioè è chiaro che se noi abbiamo una visione sappiamo dove mettere le mani e dove piazzare i singoli pezzi. Se non abbiamo una visione, qualora i pezzi andassero al posto giusto, sarebbe mera fortuna. Quanto possiamo essere fortunati? Per quanto tempo ancora? Appunto. E quindi per concludere questa interessantissima conferenza, mini conferenza, o webinar, come si usa dire oggi, volevo chiedere a tutte e due, cioè siamo partiti da un argomento come dire, settoriale, che però adesso è diventato comune perché ci coinvolge tutti quanti, e siamo finiti su un tema universale, che è quello appunto della progettualità, della capacità di, come dire, disegnare una strategia non solo a livello industriale ma anche a livello, fra virgolette, politico. E dunque a tutti e due volevo chiedere, in breve, per concludere questo nostro giro di orizzonte, ecco, visto che appunto quello che manca al paese è la progettualità, perché non... cioè il tema smart working è esploso fra le mani a tutti, quello che volevo chiedere a tutte e due, è visto che abbiamo esaminato più o meno ampiamente l'argomento, è come dire, che cosa suggerite come punto di partenza, visto che il paese al momento non è nelle condizioni di, come dire, strutturare un piano di lungo termine. Ecco, una... ecco, un solo tag, come si usa dire, cioè il primo step da compiere, secondo voi, quale sarebbe la priorità? Almeno compiere un piccolo passo in avanti e poi gli successivi, insomma, strutturarli piano piano, visto che non siamo in condizioni. Ecco, il primo bisogno credo che noi abbiamo, se devo fare un tag, è il tema della fiducia, cosa molto difficile nei tempi di guerra, come si dice, no? Però la fiducia lo dimostra questo. Noi parliamo sempre di grande difficoltà delle famiglie e tutto, ma questo è stato anche il periodo di maggior risparmio della storia del nostro paese, è stato, le persone stanno risparmiando come non mai, cioè i conti correnti sono aumentati di oltre 100 miliardi in questo periodo qua, eccetera, perché per le persone non spendono, quindi c'è un tema di fiducia come primo tema, e secondo di alzare gli occhi e andare e guardare anche lontano, guardare, cioè cominciare a progettare proprio. E mi piace dire questo, l'UNESCO ha lanciato un programma, oltre a quello dell'Agenda 2030, perché del tema quindi di riprendere uno sviluppo che sia sostenibile, ma anche invitando tutte le aziende e le scuole a lavorare su quella che si chiama la competenza del futuro, cioè alfabetizzarsi al futuro. Nelle nostre scuole, nelle nostre aziende, nella società, nel giornalismo dobbiamo farci queste domande. Come sarà la nostra società 2030-2050? Come sarà la popolazione? Come andrà la demografia? Come saranno le tecnologie? Come saremo collocati nel mondo? Ma questo non per aspettare, ma per lavorare oggi sul futuro. Questo credo che alzare gli occhi, quindi questa dimensione proprio di visione, credo che sia l'elemento centrale insieme alla fiducia. Dottor Spagnolo. Ma guardi, io se dovessi, come dire, darle proprio veramente dei tweet, utilizzerei tre termini. Il primo è coraggio. Coraggio perché questo è il momento in cui, come dicevo un attimo fa, occorre fare delle scelte. Le scelte comportano sempre del coraggio. Noi purtroppo siamo in una situazione in cui l'ultima crisi politica cui stiamo assistendo, a cui abbiamo assistito, e non credo che saremmo usciti del tutto ancora, anche lì si nasconde, secondo me, un gap di fondo, no? Quanto si possano adottare scelte lungimiranti e coraggiose laddove l'interesse, evidentemente partitico, è quello di misurarsi con le successive elezioni o comunque con i successivi scogli elettorali.
Qua stiamo parlando di una scelta epocale, di scelte coraggiose epocali che cambieranno il mondo per i prossimi non 3-5 anni, ma 30, 40, 50 anni. E quindi il primo termine è coraggio. Il secondo termine è sussidiarietà. La sussidiarietà in Italia è prevista dalla Costituzione, l'articolo 118 della Costituzione. Ecco, vede, una scelta del genere, tanto coraggiosa quanto impattante nella vita di tutti noi e soprattutto nella vita di chi verrà dopo di noi, richiede che ci sia un forte coinvolgimento. Ci sia un forte coinvolgimento nelle scelte. Uno, perché queste scelte impattano su tutti, attuali e futuri abitanti della nostra Italia, ma soprattutto perché richiedono il contributo di tutti. Mi spiego, cioè, perché funzionino le scelte coraggiose, inevitabilmente occorre l'apporto di tutti. Il terzo termine invece è competenze. Le competenze che verranno, lo diceva bene Franco, le competenze che verranno. Ma io voglio dire, in questa fase la sfida non è tanto riuscire a prevedere quali saranno le competenze che nel 2050 necessiteranno al nostro sistema socio-economico, perché probabilmente ci si riuscirebbe con una sfera di cristallo. Il tema è sviluppare competenze che ci consentano, come dire, che costituiscano una sorta di terreno fertile all'interno del quale innestare una serie di capacità ulteriori, no? Tutti parlano in questo momento di resilienza, ma la resilienza non è una roba che è nel DNA. Certo, c'è anche una componente genetica per chi lo è più o meno, ma insomma la competenza della resilienza si apprende. La competenza dell'adattabilità al cambiamento si apprende. La competenza del problem solving si apprende. Questo serve per non trovarci impreparati nella dimensione di un'eventuale crisi che sicuramente ci sarà successivamente. Non sappiamo quando, non sappiamo quale, di che tipo, ma ci sarà. Così come nel 2008 c'è stata Lehman Brothers, oggi parliamo di Covid, ci sarà una nuova crisi. Nella dimensione delle crisi, per poter uscire, occorre avere un certo mindset che consente ai decisori, e quindi torno alla terza parola, quella delle competenze, di poter assumere delle decisioni avendone gli strumenti concettuali. Ecco, oggi probabilmente il tema delle competenze quasi mi sembra che lo si stia lasciando in un angolo, e quasi fossero una variabile indifferente. E no, non è una variabile indifferente. Conoscere o non conoscere, aver appreso o non aver appreso, non è la stessa cosa. Cioè, se Franco domani mattina andasse a fare il ministro dell'istruzione o della formazione, io sarei felicissimo e contento, perché so che chi deve immaginare il futuro di questo mondo lo sa fare, perché ha un mindset che è orientato a quel futuro. Mi spiego? Non sta guardando lo specchietto del retrovisore, perché lo conosco il suo status di competenze. Mi spiego? È evidente che il tema delle competenze non è una variabile indifferente. E come dire, non è una critica sterile citare l'importanza delle competenze per chi assume delle decisioni. È un po' quello che dicevamo prima con i giovani, no? Se parliamo di digitale, ma chi meglio di loro? Ci sono nati dentro. Ecco, quindi riassumendo, i miei tre termini sono coraggio, sussidiarietà e competenze. Io nel ringraziarvi per la vostra disponibilità mi consento di lanciare per parte mia l'ultimo tag, che è quello della responsabilità, perché in fondo penso che possa essere una buona sintesi di quello che ci siamo detti, perché lo smart working si fonda su un'assunzione di responsabilità da parte del lavoratore, da parte dell'azienda, e soprattutto la diffusione dello smart working, la costruzione di un suo quadro legislativo più appropriato, ancorché sia necessario strutturarlo, se non demandarlo invece a una dialettica più aziendale. Ecco, la responsabilità deve essere il tema un po' al centro, perché anche nella strutturazione del futuro recovery plan, quando mai vedrà la luce, deve esserci anche la capacità di comprendere che le persone sono in grado di fare da sole e possono anche
consentirsi di disegnare le traiettorie in materia autonoma e non già in maniera dipendente o, come dire, subordinata. Nel ringraziarvi ancora il dottor Amicucci e il dottor Spagnolo, io Grazie. vi saluto e Grazie a lei. invito tutti ad un prossimo appuntamento. Arrivederci.